Bella ragadi. Com'è? Come vi sentite stasera? Appaiati come dei calzini? È lunedì, lo so. Ehi, lunedì è una merda. C'è un po' di arietta stasera. Io ho chiuso tutto. Ho avuto caldo tutto il pomeriggio, devo dire. Ho lavorato come un bastardo. Un bastardo di merda, proprio. Proprio un pezzo di sterco. Però ho fatto tante belle cose. Cioè, belle cose. Ho fatto tanto di tante cose. Sul bello ce n'è da parlarne, però ne ho fatte tante. Ho fatto anche un video sfogo dove mi lamento del governo e uscirà settimana prossima. L'ho fatto vedere solo a pochi selezionati. L'importante è la produttività, sì sì. Almeno sto mangiando sushi. Io non voglio vederlo. Sì, sì, Florence, assolutamente. È ora di fare basta. Sono sub normale? No, no, normale, normale. Vi do un sub. Lo devo finire di montare, effettivamente. Cacchio, sono un po' indietro anche con quello. Bello lungo era. Mi è proprio passato per la mente. Farò. Scusate. Ecco. Ha caldato col ventilatore portatile addosso. Mamma mia. Heisen, tocca rinnovare, eh? Guarda che droppone che c'è stato. Però a 2000 sub l'evento. Mi vesto a tema. Aggiornamento di Norland. Forex sarà un annetto che non lo avvio. Ma è uscito il 22. In che senso un annetto che non lo avvii? Daniel Dragonborn, grazie per i 36 mesi. Preparati già per i commenti sotto il video. In che senso? Ah, si poteva comprare su Indiegala dal publisher con loro Lancer de merda. Ma va? Ma pensa! Sai che non lo sapevo? Mi hanno riempito di mail spam, solo che non le leggevo. Manus, grazie cazzo per leggere il posto lavoro. Grazie mille a lei per i suoi 5 mesi. Vi ricordo però che da settembre le live saranno solo al mattino. Ah sì, mi ricordo. Quindi o recuperate impasto oppure, non so, venite a casa mia e chiacchieriamo. Comunque da quello che leggo Vorax sembra essere veramente una merda. Ed è per questo che siamo qui. L'ho scoperto per caso, credo, con un video su Instagram. Non l'hanno praticamente pubblicizzato. Guarda, io adesso vado a recuperarti le mail che mi hanno mandato a me. Perché hanno recuperato tutte le mail degli youtuber, si vede. Vorax, cerco Vorax. 24 email. Però erano solo di trailer. Infatti la prima mail che ho ricevuto è del 29 marzo 2022. Vorax new video now live. Poi il 27 luglio, sempre del 22. Mi invito alla Gamescom. Mi fa ridere perché, aspetta, guarda cosa sto tirando fuori. Allora, Elo il gatto sul tubo, we are excited to invite you to play Vorax, ok.
Set on Mediterranean Island, where a mysterious pathogen has infected the local population, Vorax will be released on Steam later this year. E questa è una mail di luglio 2022. Perfetto. Perfetto. Non male. Non male. Pensa a te. Però qua, a New Gameplay Trailer... Ah, New Gameplay Trailer è now live, ok. E questo era nel 2022. Nel 2023, sempre a luglio, si presentano... The game will be released on Steam Q1 2024. Ma neanche quello! Neanche nel primo quadrimestre 2024 l'hanno fatto uscire. L'hanno sbagliato tutto! Ma perché dare... Non date le date a questo punto! Che le sto leggendo adesso le mail, perché poi a me arrivano talmente tante mail di questo tipo che il mio cervello ha iniziato un attimino ad escluderle. Ed è sbagliato, per carità. Però mi arrivano che arrivano le solite mail che sono praticamente sfondo di un colore, le scrittine, l'immaginona del gioco e là già ho capito che va bene, questa qui è una mail spam di merda. Perché o mi danno la chiave del gioco, che magari sono anche un po' interessato, non sempre, perché poi dipende anche dal gioco, e, oppure se sono mail completamente inutili come queste di Vorax. Ma non date delle date! Madonna. Comunque, 2 anni di mail di spam. Non proverò Fallout London perché in inglese è un po' una rottura di cazzo, ragazzi, mi spiace. Arrivo, First Matt, grazie per i 66 mesi. Pensavamo tutti fosse defunto, ma forse se lo meritava, viste le recensioni che sto leggendo su Steam. Di che gioco si parla? Del gioco che sto avviando. Dai, oh, pronti? Pronti? Si voraxa stasera, eh? Pronti? Pronti? Eh? Mi spammate un po' di ballo in chat? Dai, dai, vi voglio pronti, carichi. Carichi. No, e io ti banno. In alfa, manco in... Vabbè. Ma non voglio vedere i frame. Picture in picture? In che senso picture in picture? Che vuol dire? Bravi, motion blue. No. Motion blur off, enable blue. No, tieni via. Che succede? Che cazzo è successo? Perché si vede merda adesso? Che cazzo? Perché è successo? 1920-1080, è giusto? Ma... Boh. Vabbè, rimettiamo borderless. A sto punto gli piace di più. Che dobbiamo fare? Boh. Io non ho parole, guardate, non ho veramente... Accetto la cosa, che dobbiamo fare? L'audio lo abbassiamo. Boh.
È già diventato il mio gioco preferito, comunque. Ma ho abbassato il volume, non è servito a niente? Aspetta che me lo metto qua nel mixer, va? Scusate. Chi è Ryuk? Grazie per i 63 mesi. Allora, Vorax. Boom. New game, a sto punto. Tutorial, cioè, ma ce lo farà leggere, secondo voi? Dobbiamo... Il sensibilissimo... Ma non l'ha tolto il motion blur. Ok, no, fermi un secondo. Mouse sensitivity, mettiamola così. Aumentiamo un po' l'FOV. Ecco, è spento. Quindi non so. Boh, vabbè. Ok. L'audio che dite? Un po' altino, eh? Mazinga, grazie per i 26 mesi! Bunny Hop. Fa ridere che si sentono solo i passi. Vabbè, vado. Cosa? Ah, sì. Non è vero, non funziona? Scusami. Puoi saltare gli ostacoli bassi correndo e premendo spazio. Ah, però non è che si arrampica. Cioè, se io arrivo qua non passo. Devo partire da qua e saltare prima. Va bene, Momo, non fare backseating, però. Allora, equipiamo questo. Equipiamo questo. Premi V per vedere i visitatori. Bello! E il backpack. Eccolo là. Sì. Ok. Questo è essenziale, perché ti fa vedere i vari stati. Ok. Ah. E la flashlight come si accende, scusami? È magica? Non me lo dice. Vabbè. C'è. No, no, me lo tengo. Ah, carino, c'è la charging station. Vabbè, a posto. Easy. Boh, metti via però. Con la V di Venezia. Qui si dorme. Va bene, interagisci col letto e dormi, bello. Poi cosa c'è qua? Ma dov'è il pannello elettrico? Penso fosse là dentro, scusa. Un po'. Mi dice che devo sistemare il pannello elettrico, ma non so dov'è. Cos'era? Nails. Bello. Wood plank. Non ho abbastanza wood plank per fare... Ah, la barricata per la porta, ecco. Ah, ma me la fa così proprio. Ok. Bello. Bio Destroyer Rammo. Ma è una RAM. Bello questo, sì. No space. Ok, ma aspetta, backpack. E come lo faccio? Ah, non lo metterà in automatico. Lo metterà. Va bene. Leggiamo le mail. Ne ho ricevute. Ah, eccolo qua. Ma scusami, perché è qui il pannello elettrico? Panel need to be fixed. Ok, e come si fa? Ah, dovevo guardare così. Ok, perfetto. E cos'è? System shock. Non riesco a capire. Allora, da qua si parte, deve arrivare qui, ma... Ah no, aspetta, forse devo accendere tutte le lucette. Sì. Boom.
Operiamolo. Boh. E adesso ci sono le luci. Wow. Fico. Molto fico. A me non fa più questo rumore terribile. Non è male. Però qui comunque non... Vabbè. Ciao Xyrex. Bello, bello. Per adesso credo sia uno dei giochi più belli mai fatti. Qui c'è... Ah, mi fa vedere la vasta gamma di minerali che possiamo acquisire. Molto bene. Building option. Posso fare il leather, che è una borsa dell'acqua calda? Sì. Non, non importa, grazie. Ah, bello. Come si fa a fare il picacchi? Ah, sì, mi ricordo. Non tanto. Grazie, Xyrex. Belli sti sassi, hai visto? Eccolo qua, il picacchi. Non posso perché cosa mi manca? Branch, scrap metal e rope. Più piccolo me lo potevano scrivere. E come si fanno quelle cose lì? Scrap bomb. No, scrap metal mi serve. Forse li raccolgo di già pronti. Di già pronti. Eccoli qua. Sapete che cosa è molto utile per fare un'ascia? Un'ascia. Ecco qui. È una parte essenziale del crafting dell'ascia. Fede, grazie per gli 87 mesi. Boom. E allora adesso posso fare il picacchi anche. Ma poi dov'è equipaggiata l'ascia? Non la vedo. Eccolo. Allora, l'ascia è lì. A parte il fatto che qui c'è... Baby. Grazie al John sulla neve per 56 mesi. Cioè, come equipaggio questo? Equip. No, ho capito, ma ci sarà un... Forse sono le tasche. Forse sono le tasche... E che le occupate con le cazzate, dai. No. Come si fa? Scusami. Non posso aprire qui ogni volta. Ah no, le tasche sono le tasche, giustamente. Ah, gear forse. Ecco qua. Ah, perché o la primaria o il melee. Oh, mamma mia, che rottura di coglioni. Vabbè. Cioè, quindi devo far così. Ma sì, ma... Non fammi giocare a Tetris! Ma santi Dio. Boh. Qua cosa c'è? Una cartaccia volante, pericolosissima. Immagino che qua si debba arrivare armati. Ok, allora no. Allora no, scusatemi, vediamo se qua c'è un'arma. Due batterie e tre duct tape. Bene, praticamente siamo armati. Però... Sì, vabbè, ma posso raccogliere tutto? Cioè, non c'è un tasto raccogli tutto. Non c'è il tasto raccogli tutto. Vabbè, neanche il tasto con lo shift per... Andiamo, uno alla volta. È veramente il mio gioco preferito allo stato attuale, sapete? Ok. Sì. Poi. Non ci sono armi. È chiaramente un poligono, sì? Ah, ecco qua, finalmente. Ok. Equipiamo un'arma. C'hai colpi? Sì. Servì a darmene così tanti? Quanti sono? Devo continuare a premere F, non si può tenere premuto. Ah, ho finito lo spazio. Però... Alice, grazie per gli 8 mesi.
però c'è la fisica, dai. Carino. Ah, sì, mi ricordo. È una Desert Eagle, ma... non ho abbastanza spazio, giustamente. Ma tutte le armi usano gli stessi colpi. Com'è che funziona? Armi mini. Avete sentito che c'è qualcuno che parla a sinistra dopo che ho sparato? Ciao Gab. Sentito? Secondo me è esatto come dici tu, Gabriel. Hanno registrato dei sample mentre qualcuno parlava, oppure li hanno rubati da altri giochi, perché quando si spara ogni tanto si sente una voce sotto, sentite? Sentite che dopo lo sparo c'è una specie di conversazione in sottofondo? Se si possono spacchettare i file. E che non so se con la Real si può fare sta roba. Non so dove ce le ha le cose. Content, vediamo. Renderer. No, slate, curse. Non è. Il font. Mannaggetta, non so dove andarlo a trovare. In content, non ce l'ha. Non c'è in content, c'è renderer che dentro c'ha tessellation table che è un file di testo. Poi c'è slate che il cursore è invisible, che immagino sia il puntatore. Slate debug che ci sono i font. Vediamo dentro la cartella s_fps, content, le variabili, movies, attenzione. No, questi sono i video, ok, packs. Devo aprire il file pack. Allora, aspetta, però mi serve vedere il desktop. Vabbè, aspetta un attimo, pesa 30 giga. Un attimo che sto trasferendo i 30 giga su desktop per poi spacchettarli, perché sennò rompo il gioco. Un saluto ai dev del gioco. Ecco qua. Pack file, ok, estrai. Il mio programma di aprimento non sta molto simpatica questa situazione. Vabbè, niente. Ci proverò, però sono sicuro di sentire una voce sotto. Chiaramente.
No, non ho ancora finito i colpi qua. Butta via sta roba, non si può. Place. Come place? Così? Non si può distruggerla. Vuoi parlare a Desert Eagle? Ma come, che rumori fanno queste pistole? Anche qua si sente però. C'è uno che dice Ace. Ace. Ah, vedi, la mira è essenziale. Comunque già dal tutorial si capisce. Non spara, ogni tanto non spara. Guarda. Come si esce? È finito. Vabbè. Memmin. Dai. Che senso, Cold? Ma la musica? Raccogliamo i fiori. Ok. Allora, equip lo zainetto. Equip il helmet. Read, no, non so leggere. Qui. Equip, che cos'è? Non me lo equipa. Lascetto. Che roba è? È un cadavere questo. Non avrei mai detto. Pick up. È venuto un emorroide al cemento qua. Cos'è successo? Terribile. C'è uno che corre lì. Comodo? Comodo, sì. Wow! Ma perché ultimamente stiamo giocando a giochi horror solo de merda? Di là si va alle miniere. Quanto urla? Graficamente non sembra male, dai. Fine dei pregi. Questi qui morti che guardano il cinema qua. Questo drive-in di cadaveri liquefatti. Bello. Sono stato io, scusatemi. Che? Dove corre lui? Eccolo qua. Ciao. Cosa ha fatto? Ma come mi sta picchiando? Quanta vita ho adesso che mi ha rovinato? Ma quanto male mi ha fatto? Serciamolo. Aveva delle calm pill e delle bende. Posso usare le bende? Scusa, ma mi hanno curato le bende? Ma mi verrebbe da dire di no. Forse perché sono nel menu di pausa? No. Che cazzo sono servite le bende allora? Le calm pill? No, sarà per la testa la calm pill. Boh, cos'è? Era un sasso, l'ho raccolto.
Forse per il sanguinamento. Ma me l'ha fatto usare, però. Era un velociraptor o un signore? Che cosa succede? Eccolo. Buono, eh? Ok. Ma... Eccolo, eccolo che arriva di gran carriera pure lui. Ale. Va, due galline. Ok. Ci sto. Cos'è questo? Curative powder. Oh, la polvere curativa, dai. E infatti mi ha curato. Ok. Ah, vedi, la benda da più 15. Ecco qua, questa qua. Perché questa è antisettica. Ok, questo è il medikit. Bon. Ok. E lui che aveva in tasca? Ah, le bende normali. Strip of cloth used to bind up bleeding wound. Ok. Probabilmente devo combinare le bende con qualcos'altro per avere delle bende curative. Beh. Oh, là. Ma perché me l'ha fatto usare allora? Cemento. Qui non c'è niente a norma, secondo me. Che cos'è? Ah, di qua si... Non si fa niente. Questo fissiamolo. Da dove parte l'elettrico? Beh. No, scusa, ma in che senso? Come funziona? Cioè, non ci sono punti di arrivo. Cioè, sono tutti punti di arrivo questi. Punti di arrivo e di partenza. Ma dov'è la logica di questo... Scusa un attimo, eh. Ok, e? Cosa funziona adesso? Ah, il lampione. Bene, utile. Ecco qua. A posto. Prendiamo anche il cono stradale, dai. È diventato il simulatore di un riparatore del comune. Va bene, lo accetto. Forato non si può raccogliere. Oh boh. Sigarette. Posso fumare? No, niente animazione per il fumo. Libro, non so leggere. La bull dell'acqua calda e dei chiodi. Va bene. Ce l'ho una mappa? No, oh, figurati. Devo usare l'elmetto io, però. Eh sì. Che è? Una bottiglia, no, non bevo. Che è? Oh, l'atmosfera c'è, eh. Per niente rovinata dai suoni ambientali. Guardalo lì. Che fa? È caduto? Sta bene? Quanta gente che corre in giro? Cosa faccia? Sta mangiando? Sta mangiando o sta cacando? Ma è un uomo maiale! Lupo. Ma che si urlano sempre qua? Oh, buono, eh! Chi è? Sto lootando, lasciami stare! Vabbè, ormai sono i tagliateste. Oh, gli ho tagliato il braccio! Vabbè, ma è bellissimo! Vieni qua, Sleepy Hollow! Cos'è questo? Sigarette? No, ho smesso di... Ma che animale fa questo verso? Come l'hanno campionato questo suono? Senti col game tutto fottuto. C'ha problemi al carburatore sto lupo. Vieni qua. Sì, col suono che è rimasto dietro. Ma è uno vestito da lupo, neanche. Cioè, proprio... Halloween. Che schifo. Bello, non aveva niente dentro. Ma guarda te. No, era veramente Scooby-Doo. Bello, un track ribaltato.
Se io camminando dovessi sentire questo suono, mi preoccuperei. Ci sono delle mosche qua. Colpi. Attenzione, non ho più spazio, niente. Ci sarà uno zainetto qui? Una bomba. Ok, posso mettermela nelle granate? Perfetto. Cos'è questo? Ah, il colpo dello shotgun. Ok. Cemento. Questo si rompe? Ah no, si può aprire però. Ci sono chiodi e duct tape. Bello. Altri fiori. Ma i fiori li posso mangiare? Scusami, crafting. Allora, le bende non posso, ovviamente. Ah, la curative powder la posso fare? La faccio. Ne sto facendo un botto. Come sto facendo a farla? Pot marigold mi serve. Che cazzo è il pot marigold? Questo? Ah, quei fiori! Ma scusa, perché ne metto in coda 11? Ma ne ho 6. No, guarda, lui me li ha creati, solo che non ha aggiornato la cosa, quindi mi vede ancora tutti e 6 fiori. Ma non mi ha messo la powder, guarda. No, allora non lo so. Perché dice not and not, non c'è abbastanza spazio? Cosa vuol dire che non c'è spazio? Quanto occupa? Cioè, perché doveva metterlo lì per forza, scusa? Cioè, non poteva metterlo qua? O questo non è un buco? Oh. Cos'è questo buco? Perché c'è un buco? Vabbò, contenti loro. No, era un buco, era proprio in nulla, il buco nello zaino, quello lì. Questo è il buco dove metti le robe lì, che ha lo stesso identico colore invece di uno slot. Salve. Ma sta gente seduta vi fa morire da ridere. Chi è? Cosa sta? Che è? Ah! Ah! Avevo immaginato. Non ho salvato. Ah, quindi proprio. Però, ok, new game. Tosto. Che schermata spartana. Perché il resto, Gabriel? Proprio cesellato come qualità. È indie, per fortuna che è indie. Allora, uguale a prima. Bello. Uguale, uguale, va bene. Ci sono i signori che urlano, le emorroide. Sì. Gryphon, grazie per i 3 mesi. I veloci cazzi. Easy, uomo. Non posso lutarlo? Ok. Aspetta. Ma come fai a fare versi? Non è la testa! Che è? Non era qua? Stai bene? Là sotto non me lo facevi mettere, scusami, qua. Ah.
Bello comunque. Allora, rifacciamo l'enigma. Ah, è diverso però. No, non è vero, è identico a prima. È identico. Ma tanto qua è inutile, no? No, non è... No, sì, è diverso, ok, non è identico. Ho detto una stronzata, vi chiedo scusa. Non so come si fa. Così. Questi giochi di oggi, veramente se ne inventano una più del diavolo. Tu credi di fargliela, ma in realtà sono loro che sono dei briganti. Ecco qui. E prendiamo il cono. Sono proprio dei birbaccioni. Bom, torniamo dal lupo lì. Un anello per il pene. Ma cos'è questo? Metal wire, no? È metallo... Un filo di metallo. Perché ci deve andare subito sullo scroto per te? Fatti vedere. Boom, headshot! Si può definire un headshot? Che mangia? Non voglio mangiarmelo. Io non vedo peni ovunque. Vedo peni dove ci sono. Se voi siete ciechi non è un problema mio. Cos'è? Ah sì, l'aloe vera. Me la infilo tutta nel culo. Dove è finito l'uomo lupo? Se il WWF vede sta live mi fa chiudere. Cosa m'ha cagato? La biomassa stabile. Ah, vedi, mi sembrava. La prendo. Mazza. Io ho visto accessori per il pene. Ma è pieno di accessori per il pene nel mondo. Non vuol dire che siano tutti qui. Io comunque non sono tipo da accessorio per il pene. Piace star libero. Male, ognuno il suo. Allora, non torno lì perché a quanto pare lì non posso salvare, vero? No, perché si salva a letto, come ci ha insegnato il tutorial. Dovrei provare prima di decidere, lo so, però mi sembra scomodo. Bom. Allora, questo qui era l'albero delle bombe. Lo evitiamo. C'è una telecamera sull'albero del... Ah! È quello che spara! Madonna, mi ha tolto tutta la vita! Lo posso rompere, secondo voi? Speriamo! Ah! No? Ok. Ok. No, la palla! Ok. Easy! C'è la... Ah! Ma basta, perché?
vado di qua. Non posso salvare, l'ho detto, Giorgio. Non sta attento, non sta. Qui c'è una cunetta. Che schifo. Cicchettac. È una mano? Ah, no, è un signore, vedi? Bello. Belli gli alberi, qui li hanno tagliati. Ok. Ma perché mi sparano vicino con un proiettile quando colpisco l'albero? Ascoltate, sentite. Sentite. Bello, lo posso indossare? Eh no, non posso. Allora che serve? Ho capito, poteva essere Goti. Entriamo in questa casetta. Ammazza, Resident Evil 4. Come siamo rurali e frugali qui, eh? Lui c'ha mal di stomaco. No. Che poi no, non so neanche che cosa mi serve. Beh. Acqua. Ah, è vero che devo bere e mangiare anche. Cosa sono? Patatine? Sono degli snack. Come si chiama? Greci. Sono patatine alle olive nere e pomodoro. Mazza. Posso stare? No. Sentite delle strane scoregge bagnate? Così. Ma sono io? Anche la camminata di SpongeBob, sì. Che vomitino che sento qua. Salve. Allora, mi pare di capire che i verdi sono i base, gli arancioni sono un po' più forti. Si vede che hanno studiato di più e hanno l'armatura più bella. Perché poi dovrebbero essere più forti quelli che hanno una maglietta di un colore diverso? Ma non si sa, però non importa. Boh. Ah, questo è diverso. Ah, questa è curative, ok. Sì, vabbè, ma la distanza non può essere questa, diciamo. Ah, il braccio non ti... Ok. Scusi. Bisogna mangiare, insomma. Metti che mi viene un languorino. Mi sparo due fagioli. Ciao. Perché si ricorda, no, che gli è partita la testa e quindi è un casino. Sì. Az. Ne metto giù il legno. Tanto non credo che crafterò mai nulla. Ah. Allora, fammi capire un attimo. Ok. No, scusa, curati in bandit. Mi sa clot e pot marigold.
Ah no. Clot. Scusami, ma se io ho già il band-aid, mi inculo, non posso farci niente. Va bene. Dimez, grazie mille per i 47 mesi. Che è? Un albero di merda. Fatta? Quanti colpi ha? Zero. No. Come? No, c'è scritto zero, scusa. Sono scemo, c'è scritto zero lì. Ta-na-na-na-na. Guarda come piove. Guarda come è spawnato quello là. Lo uccido da qui, attenzione. Si è mosso. Che sfiga. È morto? No, però è incazzato. È a salve. Ah, è i cappettoni, c'ha. Ho mirato uno e ho ucciso l'altro! Ma come? È morto? Non è morto! Adesso ho finito i colpi. E infatti mi sembrava. C'è scritto zero dopo tutto. L'aloe. Sì, eccomi qua. Ma come fa a urlare? Non ha la testa. Ma guarda te, guarda. Cos'è? Delle vacche morte. Bello. Tutte squagliate. Ma si potrà coltivare poi? Lo lascia. Devo mangiare? Un po' di sete. Bevo. E anche un po' di fame. Tiè. Avrei anche un po' bisogno di cure. Un bijou. L'urlo sopito nel gargarozzo. È un Marlac. Madonna, che belli che sono i Morlock. È pieno di gente. Questi seduti a guardare la TV. Sì. Cervelli giganti. Ma cos'è successo? Poi c'è questo recinto di mura terrificante, proprio una merda totale. Giusto per farti capire che non puoi svalicare. Mi spiace, signorina. Ma dai, ma avevano anche fatto di merda il camminamento qua. Scusami. Ci sta che li abbiano ammazzati, secondo me. Permesso. Ah, ma era ancora in costruzione, vedo. Cos'è uno zaino? Lo equippo. Una pistola, la equippo. Che tanto, anche se ha zero colpi, in realtà ce li ha. Sì. Oh, da bere, da mangiare, da bere, da bere, da mangiare, da mangiare, da bere. Grazie Baina per il raid. Grazie a Wisner per i 6 mesi. Grazie Bali. Serata proprio speciale. Veramente, veramente speciale. Vi state godendo, sono contento. Che è? Raw meat. Ma non mi metterò di certo a cucinare. Però abbiamo triplicato l'inventario, va detto. Ah, ma scusa, si è aggiunto lo zaino. Ah no, c'ho la satchel, eccola qua. Però non la posso aprire la satchel. Come? Fare un tavolo.
ci vuole il legno. Ah, posso ricaricarmi l'elmetto. Intanto non ho usato, quindi va bene. Che è? Un libro, ma non lo voglio. Ma chi lo vuole? Cibo, cibo. Un libro di Fabiano. Ma aspetta, è una casa questa, ci sarà un letto per salvare. Guarda. Niente, anche la casa c'ha le emorroidi. Che tarzanelli, ma son dita! Che schifo. Bagno. Sto trovando un botto di risorse. Cioè, va bene, eh. Lavandino con le emorroidi. Le cure. Una rampa per scappare. Cos'è quel bunker? Adesso ci andiamo. Prima vorrei fare una bella cacata, non si può. Ci sarà le... È il letto! Salva! Va che ti sta piacendo, il mio gioco preferito. Non esiste un gioco migliore di questo, secondo me. Se io faccio resta, secondo voi, che fa? E il bonus, malus... Vabbè. Ok. Ah, colpi di pompa. C'è una batteria lì dentro questo armadio. Un cacatoio, un docciatoio, il medicatoio, le pillolozze, via. Poi la stanza dei bambini. Ah, c'è della droga qua nella stanza di Mimmi. Non ho fatto bene a mettergliela. Cosa sto sentendo? Ah, la pioggia. Wow, meteo dinamico. Cioè, ragazzi, ve lo aspettavate il meteo dinamico? Speciale. Poi, cos'è? La stanza del contrabbando, granate, colpi di pistola, da bere, da mangiare. Non ho voglia mai. C'è quattro pagine, ma te le leggi tu. Prendi questo. Allora, hit, non me lo piglia. Perché non mi prende questa barretta? Ok, ce l'ha fatta. Colpi della pistola. Ma è meglio la pistola qua, questa qui... 9x19 mm, questa uguale. È meglio la M9 o la P226? È meglio la M9? Però... Boh. Leggiamo le mail. Non ho voglia. Unlock with command first. Allora. Attenzione, sono hacker. Grazie Manu per i 15 mesi. Door. Poi devo mettere tappetino base door. No, non me lo fa mettere però, scusami. Door.
Devo metterci un altro backslash. Base door. Backslash. Devo metterci anche le parentesi. Open. E non la so. Aspetta, forse è scritta qua la password. Ma no. Dove sarà la password secondo voi? Qua. È un articolo di giornale questo. Sì, ma posso leggere ogni puttanata che c'è in casa, però. Senti. Dove sarà la password? No, dai! Questi segreti, vabbè, il peluche, quello di tutti. Col James Tuesday, no. La casa nella prateria. Salviamo, si sa mai. Che poi la porta del basement, magari nel basement c'è. Allora, fissiamo questa cosa qua perché siamo hacker. E noi giovani hacker dobbiamo guardarci le spalle a vicenda. Solo il codice. E che non so se ci possiamo arrivare. Padrone di casa questo. Musica sembra un intro fatta molto male di una canzone degli Aerosmith. Gli Aerosmith un po' più ubriachi del solito. Vediamo se mi metto il visore. Wow. Come Reed? Quadro ve lo segna. Ok. Sono estremamente confuso. Se ne è uno nella tasca. Ah, i quadri, sì, ma tanto non si possono. Che la password sia X22B, ma mi sembra strano. Thank you.
Vabbè. Shox, un anno di gatto, grazie mille. Vado nel bunker lì. Qua ci siamo stati? Sì. Guarda come si attacca bene. Sì. Hanno fatto bene a rinviarlo di 2 anni. Si vede che si sono presi il loro tempo e hanno fatto un bel lavoro. Non so, arriveremo ad un certo punto. Ogni tanto si ferma, ma... Oh, eccoci. Mazza. Che fatica. Sì, seguiamo le frecce verdi. Che cosa è successo? Ce n'ho una torcia? Boh, non vedo un cazzo. Ho capito, ma non vedo niente così, scusami. Quale sarà il tasto della torcia? No, lean right. Laser, jump, interact. T di torcia, sai che non l'ho mica visto? La flashlight, grazie. Ale, grazie mille per la sub. Ok, perfetto. Non l'avevo proprio visto. No, me la bevo, che ho sete. Ma è diventato buio tutto un tratto. Cioè, come funziona? Ma perché è diventata notte? No, qua c'è la luce. Però se mi addentro un po' troppo, la luce viene risucchiata. Certo. Certo. Mi sembrava effettivamente così, la fisica. Mi posso organizzare le granate? Perfetto. Ok. Del clot. Buono. Chest, niente. Ci stiamo cacando sotto. Mamma mia, l'ho già fatta a cubetti. Cos'è? Costato una merda. Oh, fissiamo la corrente. La birra! Bello, colpi. Madonna, ho trovato di tutto. Ho finito il gioco. Se spengo la torcia. Splash. Ecco qui. Scendo. Fatica. Mangiati uno snack. Occhio che le patatine allappano. Giù per il tunnel. Ma c'è di nuovo un risalire, no? Andiamo dritti, dai, vediamo. E qua si sale. Saliamo. Che dobbiamo fare?
Adesso incontriamo It e si spaventa lui, però. Perché la situazione qui è drammatica. E io che pensavo di aver giocato il gioco più di merda della vita l'altro giorno, ve lo ricordate? L'altro horror? Porca troia! Quello faceva cagare, ma questo... questo è importante, eh? No, ah, scusami, così. Questo è veramente importante da quanto fa cagare. Colonnello, grazie per i 27 mesi. Più che altro è in sviluppo da troppo tempo questo per essere così tanto una merda. Perché ti abbiamo venuto la chatroom? Cosa c'è? Ma perché ce n'è sempre una? Che è successo? Sapete che sono veramente cotto stasera? E ci metto ormai una volta l'anno. Ma veramente proprio? No, non è il caldo, che ho fatto tantissima roba oggi pomeriggio e domani ne farò altrettanta. Che è? Dove siamo? Ma aspetta, cioè, noi siamo entrati là e siamo usciti qua. Dove aveva fatto un metro, com'è possibile? Però c'era un'altra uscita in mezzo tra questi due, e dov'è? Yuki, grazie per gli 85 mesi! Uomini lupo, ma non sono aggressivi, quindi... cosa c'è qua sotto il tunnel? Ricky, grazie per i 77 mesi, mesi anniversario anche oggi, grazie mille. Ah, qua c'è proprio tutti i modi per dirmi che non devo entrare. Però io va. Agire. Ok. Se mi avvicino si incazza, giustamente. Ma se gli sparo un occhio... c'ha il potere dell'occhio! Oddio, fluido, insomma. Devo fargli centro in bocca con una granata? L'ho lanciata?
era indubbiamente fico, però, eh. Ma poi che fine ha fatto quella granata? No, non può essermi rimasta in mano. Come funziona? Basta che arrivano una texture alla volta. C'era lo shift. C'era lo shift. Non è che c'è scritto nei fogli come ucciderlo, non mi sembrava, però... Ah, dinamite. Questa roba. Ah, gas mask filter. Ma non voglio uscire, però. Quel mostro era veramente figo, però. Perché resta tutta una merda? Che peccato. Devi infilare il cazzo, secondo voi? Ah! No, il generale! Sono riuscito a perdermi. Cioè, quanto sono duri sti stronzi, però. Almeno prima ho trovato i colpi, adesso non trovo neanche più quelli. Oh, madre di Dio! Comunque è molto divertente questo gioco, vorrei consigliarlo a chiunque. È un po' così che mi aspetto quando al telegiornale dicono una serata finita male e poi c'è stata la coltellata. Cioè, la rappresentazione di questo gioco. Come si raccoglie la roba? Affanculo. Uno sguardo dato male, una serata rovinata. L'occhio. Prendi, non si sa mai. Ed è così che il gatto giocò un gioco di merda. Ma non era la prima volta.
Infatti, in quanto streamer, era costretto a giocare questo tipo di giochi. Perché il variety non è variety se non giochi tutto. Ecco qua. E qui era dove eravamo prima. Ok. Pick up. Pick ups. Una carriera giornalista, se mai dovessi dire questa. Solo perché so parlare male come parlano loro. Tra l'altro è terribile. Parlano tutti in questa maniera. Qua io non so perché. C'è un motivo. Dovrei parlarne con uno che fa dizione. Perché enfatizzano in maniera molto strana le cose. Era una serata tranquilla, ma forse un po' troppo tranquilla. Infatti, in quel fatidico giovedì, è successa la tragedia. Gianfranco si è dimenticato di dare il fiore, si è dimenticato di dar da bere ai gerani. E così, suo zio si è trovato senza i fiori. Arca puttana, come sono morto adesso! Ah, mi sono rotto i coglioni però, basta. No, adesso basta, scusate, ma basta. Cioè, non si può morire così. No. Ma che porcata. Thermos, arrivate al momento giusto. Siete proprio arrivati al momento giusto. È una merda. Ma una merda, guarda. Una merda di quelle che dici... Ma che continua, ma gioca di te. Ma vaffanculo, che schifo. Mamma mia, che porcata. Via, 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 via. Cosa succede? Cos'è stato? Via, via, via. Soltanto che porcata. Voi non avete assistito a quello che ho assistito io e la gente che era già qua. Mamma mia. So che adesso in 40 minuti cosa facciamo? Fra un mese, Teo? Si è trovato senza gerani. No, Zoo Simulator ce lo teniamo per un'altra sera. E vado su PUBG. Morgana, grazie per i 41 mesi. Si rinnova anche con la febbrona vera. Grazie mille, però vada a dormire e si riposi. Vado a dormire e si riposi. Sai che forse Ant mi va più di più di PlayerUnknown? Dai, Ant. C'ho il mio momento Ant Showdown. Fermiamo PlayerUnknown. Dai, va bene. Matto, grazie per i 42 mesi, come andiamo? Tutto bene, sto dormendo in piedi, però tutto bene. Vai su COD, santi Dio. Un tavolo buono che conosco il proprietario. I grandi consigli. Ante mille volte più bello, no, sono giochi diversi. Supernatural Horror, dove puoi letteralmente parlare con il mostro. Sai che non ce l'ho presente. A sto punto Halo, sì, che così tutti gli spettatori chiudono la live e se ne vanno a guardare una caccia di pesca. Come si chiamano? Una battuta. Si sono avviati entrambi contemporaneamente. Adesso
chiudiamo PlayerUnknown se ci riusciamo. Conoscendo il gatto farebbe cagarissimo dopo 10 minuti. Ma mi state incuriosendo, che cazzo è Supernatural? Visto che ho tabbato e adesso si è rotto tutto, vediamo se posso cercare. Non posso cercare perché adesso un po' non funziona proprio più niente. Bene, bene. Non l'ho più riprovato The Isle. L'hanno fatto uscire quell'aggiornamento lì alla fine. Cioè l'ho riscaricato ma non l'ho più riavviato. Cioè è ancora lì nella beta batch oppure è per tutti? Ah, è vero che avevamo vinto l'ultima volta. È uscito il 15 luglio su Steam Supernatural. No, sbagliato. Bello. Allora. Ma ho rimane una detta mira, non mi interessa. Negromante. Munizioni esplosive. Dai. Solo colpi speciali. E allora dai che mi prendo anche una scatolina di piselli. Alex, grazie per i 10 mesi. Quest'estate finirò per canticchiarla per i prossimi 5 giorni. Certo, è fica. Comunque, purtroppo ancora è una beta. Ok, chiamavo il telefono, grazie. Dicevano che dovrebbero arrivare queste famose lobby personalizzate quest'anno. Nel caso, seratina sub su Hunt, secondo me ci divertiamo come degli squali, più che in PlayerUnknown. Che comunque, sub, scaricatevi tutti PlayerUnknown, perché settimana prossima, mi sa, giovedì, si fa una PlayerUnknownata. Adesso vediamo. Ante è molto figo. Madonna come mi guarda nell'anima lui. Che paura. Guardo altrove. Vabbè. Siamo vicino a dell'acqua, sentite. Ci ho preso. C'è solo un mostro e sono io. Jetfire, grazie per i 30 mesi. Non l'ho preso il serpentone, vero?
preso il negromante e basta. Altri giocatori! Aia! Cazzo, ci devi prendere però! Ah! Vabbè! Ma che sfiga! Erano in due. Sono partite da due. Mi hanno inculato le armi, sì. Sti stronzi. Però dai, sono vivo almeno. Stanno usando anche la mia arma. Non avessi smirato 150 volte, porca vacca. Che figura di merda. Fanno molti problemi a sparare, no?
Sì, però non ho ben capito perché non mi è sembrato di fargli così tanto danno con la mia arma esplosiva, eh. Cazzo è quella roba lì in alto? Ah, una luce, niente. Sembrava un uomo appeso di fuoco questo qua, che paura. No. Stanno sparando parecchio. Forse hanno trovato il boss. Forse sono io il boss. Oh no. Mi mandano in prigione. 41 bis. Comunque mi sa che ultimamente sono entrati dei giocatori un po' più pippe, perché non mi è mai capitato di fare così tante kill per evasione. Oh, cazzo. Cioè, se vado dentro per evasione non mi oppongo proprio. Cioè, se mi accusano di... Perché vuol dire che veramente non c'è niente che io possa fare proprio. Era in saldo? Boh, non so se durante i saldi di Steam... Ecco qua. Era dentro. Ma io glielo lascio anche ammazzare a loro. Hanno ammazzato. Ah! Mi ha fatto fare la cacca addosso! Era una granata? Eh no, signore. No! Tutto! No! Allora. Qualcuno con la tosse qua.
mi ha sparato e poi mi è corso nel culo. Ma io non ho idea di dove cazzo sia. Allora, analizziamo un attimino la situa. Loro devono o correre qua, quindi alle mie spalle, ma è molto più probabile che vadano di là. Sparato a me, vero? Se hanno sparato a me non ho visto. Stanno sparando lontano. Ma che cazzo! Hanno preso la taglia. Ma dove cazzo è quello stronzo lì? Ma dai, li ho lisciati tutti. Aspetto e scappo. Dovrei riuscire a uscirne vivo se non tocco nessuno. Vabbè, voi com'è andato questo lunedì? Avete passato un buon lunedì, lavorato, fatto. Se faccio servo ovviamente non mi posso più rianimare, certo. Ma mi sentono respirare loro? Lunedì molto stanco. Stanno continuando a camminare qua però sti bastardi. Stanno aspettando me? No, mi sa che stanno combattendo contro gli altri. Dato troppo di rimettere a sabato sera, veramente? Siamo tutti garfi, io sicuramente. Sono sicuro che se mi riamminiamo adesso mi inculano. Devo aspettare che se ne vadano. Sono veramente troppo vicini. Se mi rianimo adesso mi seccano subito. Madonna, ma mi stanno calpestando? Pure le trappole! Credo sia il caldo, Cell. Senti qua! Senti qua! Dici che ce n'è uno appostato, può essere. Se la stanno giocando, eh?
sanno che puoi rianimarti. Non lo so, perché io sto respirando, senti, non so se loro possono vedere se c'è un'animazione. Sì, secondo me sono quelli due appostati, quelli che mi hanno ucciso contro quelli che hanno preso la taglia. Oh, quante trappole! Non penso altrimenti il tenente avrebbe avuto... non avrebbe avuto molto senso. Ma magari è una roba impercettibile. Cioè, se ti metti ad ascoltare, senti il respiro. Ma che dice ora? Senti che sono qua. Che poi magari mi rianimo, c'ho la tagliola e muoio. Mia, c'è stata una guerra comunque. Allora, questa morte sembra un po' lontana. Ci provo. Me non frega un cazzo, voglio andare via. Benissimo. Uff. Porto a casa il signore, dai. Che mi dispiace perderlo. Più lunga la partita è svenuta che da vivo. Eh sì, ma perché avevo paura di perderlo. Perché gli ho dato delle armi buone e anche dei talenti buoni, quindi piuttosto... Anche perché comunque due giocatori me li sono ammazzati. No, quattro! Quanti ne ho ammazzati? Tre o quattro ne ho uccisi di giocatori. No, no, la taglia c'è, vedi, rossa in alto a sinistra. Più che altro non ho ben capito la mia arma. Perché non mi sembrava fosse così potente. Ho fatto un botto di hitmarker, ma pochissime kill. Ho sbagliato. Tre sì, vedi, forse è una squadra da uno e una da due. Per sicurezza, che non si sa mai. Cos'è? Poi l'ambientazione è veramente una roba fantastica. Bon. Minchia, posso prendere da qua il traghetto? Per fortuna, perché lì è pieno di merda. Mamma mia, sta barra di caricamento è proprio ignobile. Ignobile. Una di una bruttura, guarda, che non... Boh. È nuova? Boh. Io non me ne ero mai reso conto. Poi, magari sono scemo, ma... Vediamo quanti ne ho ammazzati alla fine. Ah, ho trovato due indizi. Tre indizi ho trovato. Sette cadaveri. Un corazzato. Il diavolo. Sì. Soldi. Due giocatori. No, tre. Tre, ne ho uccisi tre. Una squadra da due e uno da uno. Buono.
modifica cacciatore. Bene, che così mi posso prendere anche il cazzo lungo. Eccolo qua. Bene. A posto. E ce lo siamo tenuti a casa. Buongiorno, buongiorno e buon lunedì. Sta ancora cercando di chiudere PlayerUnknown nel frattempo, quindi pensate, amici ascoltatori, pensate. Chi c'è in live stasera? Chi c'è in live stasera? Vediamo un po'. Iona, c'è Iona. Se no, guarda, no, vi mando da Poldo, guardate, che ho conosciuto da poco, personalmente. Tieni. E scriviamogli buon lunedì. Tra parentesi, lunedì fa schifo. Ci vediamo domani con Crusaders, ragazzi. Buonanotte.